Eccoci qua nella nuova piazza di Fiumicino. Dicevo, le regole del Ehi Barbone, voglio il tuo posto quest'anno cambiano leggermente, perché ovviamente mi devo evolvere, ma soprattutto perché voglio cercare sempre di più di regalare opportunità ai spettatori di TheFlightClub.it. Quindi da quest'anno il detto è sempre lo stesso: Ehi Barbone, voglio il tuo posto. Però qui, permettetemi, sono ligure, quindi anch'io devo campare. D'ora in avanti il posto lo darò se mi trovate, e se, oltre a dirmi Ehi Barbone, voglio il tuo posto, avete in mano, attaccato alla vostra valigia, il nuovo portachiavi o la tessera o per esempio la cover di The Flight Club. Quindi se avete alcuni dei miei oggetti, ne basta uno, da quel momento lì, ecco, è come avere il biglietto dorato per rubare il posto al barbone. A quel punto basterà dirmi la classica parola Ehi Barbone, voglio il tuo posto, e se vi diciamo lo stesso posto, voglio il tuo posto. Ecco, più o meno funziona così. Giulia, con cui stiamo per girare un video e che vedrete a breve, ha la cover di The Flight Club, ed è questo il discorso. Ehi Barbone, voglio il tuo posto, con un gadget, quello che volete, che potete pescare dallo shop di TheFlightClub.it, e da quel momento, good to go, si parte. Ciao, io sono Giulia e per oggi mi trovo a bordo della squadra di The Flight Club per la prima volta. Viaggerò in business class, lo farò su un volo ITA diretto a New York. In viaggio verso una delle mete sicuramente più appetibili, e in business in modo tale che potrò insomma scoprire se c'è davvero una grande differenza a viaggiare come sono abituata solitamente, ovvero economy o super economy, invece avere degli optional in più. Un po' di fiatone perché insomma viaggerò in business class, ma bisogna anche prenderlo l'aereo, quindi evitare di perdersi l'imbarco, e ci siamo quasi. Ed eccolo qui il mio nuovo posto in business class, strappato al barbone 6N, e mi faccio questo viaggetto verso New York. Vediamo come va. Ecco, tutti gli altri sono andati a destra, io sono venuta a sinistra, e ora cerchiamo il posto 6L. Allora, vediamo cosa troviamo in questa postazione. Intanto uno schermo piuttosto grande, sono quasi 2,5 palmi dei miei, comodo appendigiacca, il bicchiere d'acqua che mi sono già fatta portare dalla gentilissima hostess, niente alcolici per ora, anche perché devo mantenere una certa lucidità per questo video e raccontarvi al meglio questo viaggio. Qua ci sono il mio cellulare e il mio passaporto, quelli che saranno la carta dei vini e il menù della business class. E poi qui cosa abbiamo? Relax and Travel, firmato Terme QC, che conosco per altri motivi, e magari poi scopriamo che cosa c'è dentro. Un'altra pochette griffata ITA Airways, carica batterie, flash charge, una serie di comandi che andrò a scoprire più tardi, delle cuffie che non sono terribili, colari minuscoli che di solito utilizzo in altre classi, ma delle cuffie quasi vere e proprie, una bottiglia d'acqua, un cuscino che sembra molto comodo, una coperta, ciabatte. Per ora non ci sono molte persone, ma io sì. Guardiamo cosa c'è qua dentro: gel doccia, balsamo, shampoo, crema viso, crema idratante, burro per le mani, utilissimo. Qui invece vediamo l'unboxing della pochette di ITA Airways. Questo è per gli occhi, immagino. Questi dovrebbero essere calzini morbidi, un spazzolino e dentifricio, i tappi per le orecchie che avevo già portato con me, e una maschera lenitiva che utilizzerò sicuramente. Ci sono veramente tanti titoli, ma credo che alla fine andrò con un classico degli anni 80, ovvero i Gremlins. Oppure potrei fare qualche gioco, non lo so, qua c'è uno, Trivial Pursuit, Monopoly, Tetris in Flight, questo mi spiega. Allora, qui c'è la cosa che probabilmente mi interessa di più, ovvero il menù. C'è scritto che su questo aereo, sui voli ITA, il menù della business class è curato dallo chef Gian Piero Vivalda, che ha un 2 stelle Michelin con l'antica corona reale. Si può scegliere tra vari tipi di aperitivo, Aperol Spritz, Campari Spritz, mimosa, oppure creare un cocktail preferito, magari se riesco a farmi fare uno sbagliato. Poi ci sono 2 scelte, tra antipasti primi, secondi e dessert. Per esempio, gli antipasti propongono una supreme di faraona alle castagne, che è il signature dish dello chef stellato, oppure lo sformatino di sedano rapa alle mele nocciole. Io adoro il sedano rapa, quindi non me ne voglia lo chef, ma credo che prenderò quello. Mentre sui primi, assolutamente il raviolo del Prina, la zucca mantovana e mostarda. Penso che non guardo neanche qual è il secondo piatto a disposizione. I secondi piatti: un garretto di vitello alle mele e porto bianco, o un filetto di spigola allo zafferano arancio tarocco, vedremo. Per finire, un viaggio nei caseifici italiani, una selezione di frutta fresca di stagione, ma se c'è la bavarese al cioccolato fondente, perché prendere qualsiasi altra cosa? Thank you.
che secondo me significa veramente business class, ed è il pannicello caldo, che è meraviglioso, veramente confortevole. E poi c'è un'altra cosa che significa business class, ovvero l'aperitivo Aperol Spritz appena decollati, alla vostra. Direi che possiamo cominciare con il pasto da 2 stelle Michelin, e questo è un flan di sedano rapa e mele, direi, con delle nocciole, alle quali io sono intollerante ma mi sacrifico volentieri, e del melograno. Poi abbiamo del pane leggermente tiepido e del burro, eventualmente sale, pepe, acqua, ma mi rifarò più tardi. Bellissimo anche il set posate nel suo tovagliolo col fiocchetto, insomma, gran classe. Questi sono i ravioli di zucca mantovana e mostarda e una cremina che non so cosa sia, o non mi ricordo, ma sono piuttosto buoni. Ed eccolo qui il signor garretto di vitello con una crema di zucchine, delle mele, del porto bianco a sfumare. Mi sono fatta dare un consiglio dall'assistente di volo e qui c'è un nebbiolo. Completare questo menù davvero niente male, devo dire. Cerchiamo di capire quanto può essere comoda per me questa poltrona, mettendola completamente reclinata. Quasi completamente orizzontale, anzi completamente orizzontale. Per me è sufficientemente lunga, non tocco i piedi, ma magari chi non sia alto meno di 1,60 m qualche problema potrebbe averlo. Non riesco a girarmi da ogni lato. Io peraltro amo dormire con la pancia in giù e lo riesco a fare senza nessun problema, quindi direi che è giunto il momento di darvi la buonanotte. Mi trovo in questo momento in mezzo all'Oceano Atlantico da qualche parte. Mancano 3 ore e 8 minuti all'arrivo e intenzione di dedicarmi a un momento di benessere che sogno da quando siamo partiti, ovvero il momento in cui utilizzerò tutti i prodotti o quasi che sono stati forniti nel pacchetto della poltrona business di Ita Airways. Dicevo tutti o quasi perché ovviamente non mi dedicherò al gel dolce esfoliante oppure allo shampoo, ma potremo sicuramente utilizzare la crema viso confort e il burro mani intensivo, anche perché penso che potrebbe fare abbastanza freddo a New York quando arriveremo. Ma prima voglio usare questa cosa che veniva molto sponsorizzata prima dagli assistenti di volo ed è una sottospecie di maschera lenitiva, rilassante. Penso che abbiamo abbastanza bisogno e guardiamo come si fa magari. Aprirla sarà la parte più complicata. Ok, credo sia necessario far assorbire questo liquido dal tampone fazzolettino che c'era all'interno, possibilmente senza fare dei danni. Questa deve restare qualche minuto, direi. Ci vediamo più tardi. Sono passati alcuni minuti, direi che ci siamo, prendiamo questa cosa. Vabbè, sicuramente è più fresca di prima e direi che possiamo usare questa crema viso e anche il burro mani intensivo, direi che lo possiamo usare. A questo punto direi che mi manca soltanto il lavaggio dei denti con questo spazzolino di bambù che viene fornito da Ita e con il suo dentifricio. Magari questo lo faccio dopo. Qui ci apprestiamo a fare una seconda merenda, una quasi cena, una colazione per qualcuno nel mondo. Nel frattempo mi ha raggiunto il barbone che si sentiva perso nel mio posto di economy. Allora, qui è arrivato un vassoio con una focaccina tiepida, delle olive, un po' di frutta, un bicchiere d'acqua. Mi domando anche in questo momento che cosa staranno servendo nelle altre classi, in economy e in economy premium, però tra un po' mi arriva un ferrarino, va bene così, non mi faccio troppe domande. Sotto di noi c'è Boston, direi, e quindi siamo quasi arrivati a destinazione. Ed è tempo di un bilancio di questa esperienza. È stata la mia prima volta in business class. Grazie all'iniziativa, al concorso e ai barbone, voglio il tuo posto, di The Flight Club, Matteo mi ha ceduto il suo posto in business ed è stato sicuramente un viaggio speciale, un viaggio particolare. La prima cosa che mi sento di dire è che il tempo è letteralmente volato. Non mi sono annoiata praticamente neppure per un minuto e questo solitamente non accade in aereo, almeno personalmente trovo i viaggi sopra le 2 ore e mezza, 3 ore già piuttosto noiosi. Non ho dormito perché si trattava di un volo diurno, ho provato la poltrona totalmente reclinata come se fosse un letto e l'ho trovata, devo dire, piuttosto comoda. Anche lo spazio della poltrona in sé
era piuttosto comodo. L'unica pecca secondo me è che nella mia poltrona non c'era uno scomparto da poter utilizzare come invece in altre poltrone, magari per mettere una borsa, per evitare di averla insomma tra i piedi e avere tutto in maniera un po' più ordinata. Però non possiamo assolutamente lamentarci. Top di questa esperienza, direi assolutamente il pasto. Io ho provato tutte tranne una le portate dello chef 2 stelle che ha curato il menù per questo viaggio e ferita, e devo dire che erano assolutamente pietanze di rispetto. Anche la quantità e insomma la digeribilità in un viaggio di questo tipo erano ottime. Ottime anche le bevande che accompagnavano queste pietanze. Ho seguito in tutto e per tutto i suggerimenti degli assistenti di volo a bordo e devo dire che non mi hanno affatto deluso. Molto bene anche per quanto mi riguarda tutte quelle piccole dotazioni, quelle coccole le chiamo io, che sono la pochette con quello che serve per riposare, ovvero la maschera per gli occhi o i calzini, le ciabatte, ma anche tutti i prodotti che vengono consegnati, ovvero le creme, il dentifricio, lo spazzolino, insomma sono quelle cose che sono una piccola curiosità magari per alcuni, magari qualcuno non le guarda neanche. Io sinceramente mi sono divertita. Non capita tutti i giorni di viaggiare in aereo e di poter avere insomma questi piccoli accorgimenti. Qualche pecca, la tecnologia di bordo, perché il telecomando da remoto che vedete dietro la bottiglia dell'acqua fondamentalmente non funzionava. Pensavo di essere io non in grado di farlo funzionare, ma no, c'era qualche cosa che non andava, ma poco male. Ho potuto comunque gestire lo schermo e l'entertainment, nessun problema. Poi peraltro film, serie televisive, giochi, non mi sono annoiata veramente neanche un secondo, ma la cosa che mi piace di più è vedere la mappa e vedere dove stiamo andando. E ITA offre un sistema che praticamente ti racconta tutte le curiosità dei piccoli paesini che sorvoli, magari paesini di cui non conoscevi neanche l'esistenza. Io adoro questo tipo di cose. Direi senza dubbio una nota super positiva agli assistenti di volo e alle assistenti di volo: gentilissimi, preparatissimi, super veloci, senza mai essere troppo gentili. Poi credo che la loro professionalità sia anche in questo, ovvero nel capire con chi poter avere un atteggiamento più formale, con chi magari essere più standard. Io sono trovata molto bene da questo punto di vista e non ho avuto bisogno praticamente di nulla tranne che di un bicchiere d'acqua, ma non c'è stato neanche quasi il tempo di chiamare l'assistente di volo, che avevo già risolto il mio piccolo problema. Mancano più o meno 30 minuti all'atterraggio, peraltro dovremmo arrivare circa un'ora in anticipo più o meno rispetto a quanto preventivato, almeno rispetto a quanto mi aspettassi. E c'è un tramonto, non so se riuscite a vederlo, che probabilmente in questo momento chi si trova a New York se lo sta gustando proprio bene questo tramonto. E niente, chissà che non mi ricapiti di viaggiare in business, magari potrà ricapitare questa occasione. Sicuramente un'esperienza positiva su questo A330 di ITA Airways Roma New York. Alla prossima. In tutto ciò mi sono dimenticata di dire una cosa importantissima e fondamentale che chi mi conosce sa: io sono terrorizzata dai voli aerei, ho paura dell'aereo, una paura atavica dell'aereo. Chissà, forse viaggiare in business class fa meno paura. Effettivamente sono stata piuttosto bene, magari è una soluzione, potrei parlarne con il mio psicologo. Ciao a tutti.